Se ti sei mai chiesto, e di sicuro te lo sei chiesto, quando dovrei cambiare allenamento, ci sono allora tre cose che devi assolutamente sapere. Tre cose che devi assolutamente sapere sono le tre grandi ragioni per cui il principio di variazione è così importante per il tuo allenamento e ti spiego in questo video come sfruttarlo al meglio. Innanzitutto devi sapere che più fai, meno funziona. Infatti, diventare più grosso e forte è la risposta del nostro corpo al pericolo che viene imposto dallo stress dell'allenamento. Una volta che però il corpo ha capito come affrontare questo stress e quali sono le strategie che tu stai utilizzando, non consentirà più adattamenti. E allora è il momento di mettere più dischi, dicono molti. Ed è vero, ma non è l'unica cosa, perché comunque abbiamo un limite di peso che riusciremo mai a sollevare ed un limite di muscoli che potremmo mai raggiungere. Più ti alleni, più ti avvicini a questi limiti. Però stai tranquillo, perché aumentare volume e intensità di allenamento non è l'unico modo. Ci sono altre tattiche che prevedono il cambiamento del tipo di allenamento che fai, come ad esempio cambiare esercizi, cambiare le split, allenarti più spesso o meno spesso, usare diversi tempi sotto tensione o cambiare proprio lo stile, inserendo o variando le tecniche di intensità. Il fine di tutte queste alternative è semplicemente presentare al tuo corpo qualcosa di nuovo, un nuovo pericolo da fronteggiare per costringerlo ad adattarsi. Il secondo principio è quello di variare per il semplice fatto di ridurre gli infortuni. Infatti è molto raro che chi si allena, o peggio ancora, i trainer, pensino al fatto che la struttura del nostro corpo ha un potenziale limitato di adattamento. Quindi quando noi insistiamo e utilizziamo costantemente e cronicamente lo stesso esercizio, i tessuti connettivi, che solitamente sono meno vascolarizzati rispetto ai muscoli, sono maggiormente predisposti agli infortuni. È appunto più probabile che tu venga colto di sorpresa da un infortunio dovuto all'abuso di un esercizio, dal momento che anche i tessuti connettivi hanno una connessione nervosa limitata col cervello, e quindi non necessariamente tu ti accorgerai di avere danni o di stare creando danni finché non è troppo tardi. Meglio essere saggi e prevenire ruotando periodicamente gli esercizi, evitando tali problemi. L'ultimo principio è che variare consente di allenarsi più duramente. Ti sarai sicuramente accorto che allenarsi duramente è più semplice e anche più piacevole quando ti alleni con qualcosa di nuovo. Il CrossFit è stato infatti strutturato su questo principio perché si sono accorti che se ogni workout è diverso ogni settimana, ogni mese e così via, la gente si allena con più entusiasmo e più intensamente per più tempo. Nonostante io non sia un fautore del CrossFit, devo dire che hanno colto benissimo questo aspetto. Comunque, attenzione, perché è ovvio che troppa variazione poi non ti porterà più a nessun tipo di adattamento. So che magari preferivi una risposta tipo cambia il tuo allenamento ogni 4 o 6 settimane, un po' come fanno tutti gli altri che fanno video, ma non sarei stato onesto. Invece, oltre a ciò che ti ho detto prima, ti suggerisco alcuni principi in base ai quali dovresti cambiare esercizi o allenamenti. Il primo potrebbe essere il cambio di priorità, perché magari i tuoi ultimi allenamenti erano mirati a una specifica parte del corpo carente e magari dopo 12 settimane di specializzazione, i tuoi pettorali non risposto come tu volevi e puoi spostare il focus sui quadricipiti, mettiamo caso. Sarà allora appunto il caso di sostituire alcuni esercizi del programma per rispecchiare le tue nuove priorità. Oppure il cambio di obiettivi. Le persone che si fissano e raggiungono i loro obiettivi creano costantemente dei nuovi obiettivi da raggiungere. E questo richiede che ci siano dei nuovi cambiamenti nell'allenamento. Questo può voler dire un macro cambiamento, come cambiare da uno stile powerlifting a uno bodybuilding, per esempio, oppure dei micro cambiamenti, come concentrarsi sui polpacci o sui bicipiti. L'infortunio o il dolore sono un altro fattore che potrebbero portare dei cambiamenti. Dal nulla magari ci infortuniamo o sentiamo fastidio quando facciamo lo squat. Se allora sei furbo, cercherai con tutti i mezzi di capire cos'è che causa il problema. Se
Se sei ancora più furbo, eviterai lo squat e cercherai un altro esercizio per stimolare la stessa parte ma senza avere il dolore. Un ultimo principio da tenere in considerazione è la resistenza all'adattamento, perché come detto prima, più fai un esercizio, meno il tuo corpo risponderà a quello stimolo. E non importa quanto caricherai, quanto ci darai dentro, perché non farai altri progressi con quello stimolo. Per concludere, quando pensi o decidi di voler cambiare allenamento, domandati: sto facendo ancora progressi? Questi esercizi iniziano a farmi provare dolori articolari o altro? Questo allenamento risponde ancora al mio obiettivo? Quando avrai dato una risposta a queste tre domande e avrai tirato le somme, potrai decidere onestamente se cambiare oppure no. Non resta altro da aggiungere se non condividi questo video, iscriviti al canale e aiutami a crescere per continuare a offrirti sempre nuove informazioni di qualità.